Con oggi si chiude la prima settimana di gare per quanto riguarda il salto con le sci e la combinata nordica da Giangiacu per quanto riguarda le gare sul trampolino piccolo. Per darci l'idea, il trampolino che ha ospitato la gara femminile di salto speciale, la gara maschile individuale sul trampolino piccolo, la gara mista squadre e per ultima quella che si è conclusa oggi, la gara di combinata nordica, di cui andremo subito a parlare perché è appena fresca, è finita da pochissimo, è stata una gara veramente tanto spettacolare di cui dovremo evidentemente approfondire tanti aspetti in questo nuovo episodio del Nordic Podcast che segue la grandiosa vittoria dell'Italia di ieri nel curling specialità doppio misto. Qui anche in questo caso la mista squadre, se possiamo usare questo termine, ha dato grandiose sorprese, ma ne parleremo ovviamente nella parte dedicata al salto. Come nel video scorso su salto e combinata, ci sarà un timestamp all'interno del video per vedere effettivamente che cosa è successo soprattutto sulla combinata ma anche su salto speciale, però il podcast sarà evidentemente tanto lungo e di conseguenza immergiamoci subito e parliamo della combinata nordica che è appena finita con il nuovo campione olimpico che però anche una volta è tedesco. Parliamo di Vincenz Geiger, uno dei grandi di questa disciplina, sarebbe di fatto la nemesi di Rial Magnus Riber che però non era presente in questa competizione a causa Covid. Geiger partiva col pettorale numero 11 dopo la gara di salto ed è riuscito in un'azione fantastica ad averla meglio di Lucas Greider, di Johannes Rize che è anche sull'altro suo diretto rivale, ovvero Jürgen Grobach, che sarà argento olimpico per questa gara che prevedeva un salto dal trampolino piccolo e 10 km di sci di fondo. È stata una gara a tratti sorprendente perché di fatto si è risolto tutto in volata all'ultimo dei quattro giri previsti. Geiger ha fatto un'azione clamorosa partendo dalle retrovie forzando la mano. Di fatto Geiger, Grobach e anche altri fondisti erano più indietro a inseguire i due leader che erano Johannes Rizek e Lucas Greiderer, con in terza battuta Julia Schmid. Il problema è che Rizek e Greiderer salteranno per aria e di conseguenza andranno a comporre un podio quelli della combinata, che ha del clamoroso perché appunto Geiger partiva col pettorale numero 11 del nuovo campione olimpico della combinata nordica per quanto riguarda la gara sul trampolino piccolo. Argento invece per la Norvegia con Jürgen Grobach, che comunque la perde in volata. Il distacco, come vedete, è poco inferiore al secondo. E terzo Lucas Greiderer, che comunque pur essendo saltato per aria all'ultimo giro evidentemente salva una prestazione degna con una grandiosa medaglia di bronzo per un'Austria che comunque non ha portato a podio il leader della Coppa del Mondo Generale di combinata nordica, ovvero Johannes Lamparter. Ma facciamo un passo indietro e partiamo un po' dalla gara del salto che si è svolta di fatto oggi alle 9 di mattina italiane, una gara di salto che comunque poteva già prevedere, come vediamo dalla classifica, una rimonta per quanto riguarda alcuni atleti, in particolare lo stesso Geiger, Grobach, il Caerola, per citare i tre migliori fondisti del circuito. La gara di salto l'ha vinta Ryoto Yamamoto, giapponese, che ha fatto un salto clamoroso da 108 metri e però ha avuto un problema Ryoto Yamamoto, quello di partire di fatto isolato. Yamamoto è un grande combinatista per quanto riguarda l'essere comunque attaccato a un treno e invece è molto più deficitario nel gestire un vantaggio seppur considerevole come quello con Greiderer e appunto Schmid in questo caso. In realtà dopo la gara di salto il grande favorito, visto il parco partenti, e il parco partenti era veramente ridotto perché parliamo di 45 atleti, ma perché siamo appunto a questo parco partenti ridotto? Per complicanze legate al Covid, appunto Johannes Rizek era il favorito. In questo contesto va detto però che mancavano Jarl Magnus Riber, positivo al Covid ed è il dominatore in realtà della stagione di combinata nordica, nonostante non sia appunto leader di Coppa del Mondo, ma Riber ha saltato strategicamente alcune gare. Mancava Erik Frenzel, campione olimpico su questo format di gara, quindi salto dal trampolino piccolo e 10 km di sci di fondo. Mancava Tennis Weber, atleta tedesco che ha vinto in Coppa del Mondo. Insomma, mancavano tanti atleti di vertice per quanto riguarda la classifica generale. Ed è ovvio che in una posizione come questa di partenza, Johannes Rizek era senza se e senza ma il favorito di turno, perché 43 secondi su Ryota Yamamoto si potevano tranquillamente recuperare. Così come si potevano in realtà recuperare anche 1 minuto e 16, 1 minuto e 09. Come appunto i distacchi che abbiamo visto sia per quanto riguarda il Caerola sia per quanto riguarda Vincenz Geiger, che partiva addirittura a 1 minuto e 26. Per chi non sapesse in breve cos'è la combinata nordica, comunque va specificato che appunto tutti questi punteggi che abbiamo visto sono stati poi riconvertiti in secondi e secondo l'equivalenza di un punto equivale a 4 secondi di ritardo si sono creati i distacchi per la griglia di partenza a inseguimento. Va detto però appunto che questa griglia di partenza è stata subito ricompattata al primo giro quando Ryota Yamamoto di fatto si è rifatto ricongiungere da Schmid, Greider
Zeller e Rizek. Nel frattempo si crea un grandioso treno con i fondisti di qui sopra, Erola, Grobak e Geiger su tutti, e si arriva al momento clou della gara, ovvero l'ultimo giro, che vede una grandiosa rimonta di Geiger col pettorale numero 11 e Grobak col pettorale numero 9, a recuperare un'eternità sui due leader che erano appunto Rizek e ovviamente Lukas Greiderer. Rizek è quello che di fatto cede più repentinamente e subisce una cotta clamorosa. Rizek a 500 metri dal traguardo era oro sicuro e sarebbe stato comunque un oro storico, perché evidentemente Rizek è il campione olimpico in carica su trampolino grande, gara che vedremo comunque settimana prossima, e invece non riesce neanche a salvare il podio, a differenza di Lukas Greiderer che si prende la medaglia di bronzo davanti peraltro a Johannes Lamparter, anche lui di rimonta. Geiger ha fatto un'azione meravigliosa e si aggiudica un oro che lo certifica evidentemente come un altro dei fondisti, dei combinatisti meglio, più importanti di questo circuito di combinata nordica, e testimonia ancora una volta che questa pista non è preponderante per i saltatori, a differenza di tante altre piste che abbiamo visto durante il circuito di combinata nordica, ma ha premiato tanto chi andava forte sulle scie, che aveva ottimi materiali. Geiger ha recuperato 1:26 rispetto alla testa e ha vinto con 8 decimi di vantaggio su Jürgen Grobak, che partiva di fatto poco avanti a lui 10 secondi. Anche il norvegese va a recuperare 1:16. Grobak conquista un'altra medaglia pesante nel suo palmarès. Ricordiamo che Grobak è stato campione olimpico a Sochi nel 2014 e questa è una medaglia pesantissima per la Norvegia, appunto in contumace di Riber, che si spera possa essere recuperato insieme a tutti gli altri atleti positivi per Covid, e c'è anche un italiano, in questo caso Samuel Costa. Vedremo se nella gara del trampolino grande ci saranno altre chance per vedere questi atleti competitivi. E terzo Lukas Greiderer, che comunque è stato attaccato a Rizek per di fatto tre quarti di gara e poi è saltato per aria, ma Rizek ha subito una cotta ancora più clamorosa dell'austriaco e comunque riesce a salvare il podio di fatto davanti a Johannes Lamparter, che comunque è il campione mondiale in carica su trampolino grande e non è riuscito al primo tentativo olimpico a prendere una medaglia che comunque sarebbe stata molto meritata, perché anche Lamparter aveva recuperato un'eternità sulla testa della gara. Ci sono stati anche degli italiani in gara, vi dicevamo tre, perché appunto Samuel Costa è stato trovato positivo alla partenza prima di Pechino e di conseguenza soltanto tre italiani in gara: Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e il giovanissimo Jacopo Bortolas. Raffaele Buzzi fa una gara straordinaria per quella che è ovviamente la competitività del momento italiano, che in questo momento è un po' a bagnomaria a metà classifica, e per metà classifica intendiamo dalla 20ª posizione in giù. Buzzi partiva 22esimo al termine della prova di salto e finisce 16esimo, di fatto dimostrando anche qui che appunto i fondisti avevano tante chance di rimontare, e l'abbiamo visto anche con altri atleti, vedi per esempio Taylor Fletcher. Gli altri italiani: Alessandro Pittin ha fatto una prova molto mediocre per quanto riguarda il salto, partiva nelle retrovie, in questo caso col pettorale 40, rimonta 8 posizioni e finisce 32esimo in Coppa del Mondo. Tanto per intenderci, comunque Pittin sarebbe stato leggermente fuori dai punti. È stata anche la prima esperienza olimpica per Jacopo Bortolas, giovanissimo atleta classe 2003 che sarà il futuro della nostra nazionale, ma ovviamente in questo momento deve ancora crescere. Ha fatto una buona prestazione sul salto Jacopo Bortolas, partendo 26esimo e ha concluso 33esimo, comunque battendo atleti che l'Italia comunque tranquillamente può battere, quindi vari cinesi, lettoni, sudcoreani, russi, ucraini, polacchi e sloveni. Comunque discreta prestazione per un esordiente assoluto alla manifestazione olimpica, ma la prestazione di Vincent Geiger è veramente qualcosa di incredibile, perché realizzando il miglior tempo sugli sci, compiendo un'azione incredibile sulla salita dell'ultimo giro alla meglio di tutti gli avversari, in particolare dell'oro certo Johannes Rizek, e dietro di lui si è conquistata anche la medaglia d'argento di Grobak. Podio nobile, perché comunque parliamo di tutta gente che ha un palmarès importante. Quello tra virgolette che non ci sta in questo podio è Lukas Greiderer, che comunque è un altro che i suoi podi li ha portati a casa. Ma il trampolino di Gian Giacu ha dimostrato tanto per quanto riguarda la combinata nordica, che offrendo una gara spettacolare e ha offerto altre gare altrettanto spettacolari per quanto riguarda il salto speciale. Qui entriamo nella seconda parte del Nordic Podcast per quanto riguarda appunto le competizioni sia femminili sia maschili, ma soprattutto la mista squadre, che ha riservato una sorpresa veramente incredibile. Partiamo in ordine cronologico con la gara femminile, dove abbiamo una prima volta, perché la vincitrice olimpica della gara su trampolino piccolo per quanto riguarda le donne è una slovena ed è Urša Bogataj, una grande veterana del movimento sloveno che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo e trova la prima vittoria della carriera quando più conta, ovvero alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Per lei suona lo Zdravljica, che è l'inno nazionale sloveno. C'è una grossa però delusione per quanto riguarda
il panorama del salto femminile ed è chi è arrivata seconda, ovvero la saltatrice tedesca Katharina Althaus, che non riesce, diciamo, a conquistare un oro per condizioni meteo rivedibili e anche per un errore suo in realtà nel salto, ma più la prima che la seconda. La Slovenia comunque festeggia perché Nika Krishnar, vincitrice della Coppa del Mondo della scorsa stagione, riesce ad acquistare comunque il bronzo olimpico, segno che la Slovenia fa molta paura nella gara che riserverà tante sorprese, e l'abbiamo visto già con il podio della mista squadre, ma in generale la Slovenia mi sembra la squadra più in salute. Comunque, appunto, questa gara femminile ha dato il là alle sorprese per quanto riguarda tutte le gare del salto speciale, e lo abbiamo visto evidentemente anche nella gara maschile con il podio che vedete: Fetner e Kubacki secondo e terzo dietro allo Shogun Ryoyu Kobayashi, e soprattutto nella gara squadre, ma di quella ne parleremo. È di certo sicuro che la Slovenia esce da questa prima settimana come la formazione che ha evidentemente capitalizzato di più, perché due ori e un bronzo di certo non sono inventati, così come non è inventato l'oro di quello che io battezzavo da 2 anni a questa parte come vincitore predestinato di questa gara olimpica, ovvero Ryoyu Kobayashi. Lo Shogun ha fatto qualcosa di incredibile perché ha vinto con un salto straordinario, soprattutto nella prima serie di gara, un salto incredibile che di fatto ha spezzato in due la gara. E lo andiamo a rivedere perché il salto del Koba è qualcosa che raramente si è visto in questo momento. Erano condizioni allucinanti perché non c'erano le condizioni di favore che abbiamo visto fino al pettorale 38. Invece Kobayashi si inventa un salto da 104 metri e mezzo con il miglior punteggio della serie per distacco rispetto al secondo, e poi di fatto con questo salto straordinario riuscirà ad accumulare l'oro olimpico che di fatto mancava ai grandi dello sci nordico giapponese. In questo caso parliamo di Sara Takanashi, anche in questo caso fuori dal podio nella gara femminile, e Akito Watabe, che nella gara di combinata nordica ha fatto di fatto da comprimario. Kobayashi con un salto incredibile nella prima serie, poi dopo dovrà gestire evidentemente con il quinto salto di manche della seconda, ma in ogni caso basta e avanza per vincere di praticamente 5 punti la medaglia d'oro, e per lui suona il Kinbegayo. Chi sorprende è chi è arrivato a podio di fianco a Kobayashi, ovvero il giovane 37enne Manuel Fettner, che sta vivendo sicuramente a questa età la sua miglior stagione della carriera e riesce a fare il suo miglior salto della carriera proprio alle Olimpiadi a 37 anni, lui che non è mai riuscito ad arrivare nella podio, diciamo, oltre la terza posizione. Peraltro Fetter sarà il saltatore che effettuerà il salto migliore della seconda run. Peccato che comunque non c'era niente da fare contro Kobayashi, perché il primo salto del giapponese è qualcosa di incredibilmente bello e clamoroso, però è altrettanto incredibile come Fetner abbia fatto il miglior salto della carriera a 37 anni, ed è un atleta che un po' in Austria non lo considerano tanto perché, essendo altalenante e in Austria c'è una grande concorrenza, spesso magari lo troviamo in Coppa Continentale, a volte magari è lui che dice che si ritira, ma è sempre qui, e abbiamo visto come questa longevità agonistica abbia portato alla consacrazione del suo argento. Si salva la Polonia, o meglio risorge la Polonia in questa Olimpiade con il bronzo di David Kubacki, che comunque effettua due salti solidi, soprattutto il secondo è qualcosa di incredibile, 103 metri e secondo punteggio di run per Kubacki, che fa una grande rimonta partendo dall'8ª posizione dopo la prima run, e conquista un bronzo per una Polonia che comunque ha raccolto briciole in tutta la stagione ed evidentemente puntava al bersaglio grosso. I polacchi comunque si sono visti con dell'ottimo materiale, in particolare le tute, e abbiamo visto come sia Stoch sia Giwa, ma lo stesso Kubacki, sono saliti di colpi, e Kubacki di fatto è la risposta polacca a questo progresso che magari potrebbe portare a un altro risultato di peso, ma ne riparleremo settimana prossima quando ci saranno le gare sul trampolino grande. C'era anche un italiano in gara per quanto riguarda la nostra nazionale, ed è stato, come dicevamo nella presentazione, Giovanni Bresadola, che comunque sbaglia il suo salto, atterra 93 metri e mezzo e atterra di fatto al 41esimo posto insieme a Sergei Tachenko, atleta kazako. Comunque era già tanto per Bresadola puntare ai primi 40 per comunque un atleta giovane che in questo contesto però poteva fare probabilmente qualcosa di più. Va detto che Giovanni sarà più importante probabilmente nel trampolino grande. È mancata, come vediamo, la Norvegia invece per quanto riguarda le posizioni che contano. Halvor Egner Grano è stato squalificato nella seconda serie per tutto il regolare. Il migliore dei Norghe è Lindvik con il 7º punteggio complessivo. Le sorprese sono un Peter Preutz quarto, che è risorto e a momenti poteva puntare
alla medaglia di bronzo, ma Preuz avrà modo di rifarsi nella tanto discussa gara mista squadra di cui parleremo. Quinto, Yevgeny Klimov, probabilmente una delle grandi sorprese di questa gara olimpica sul trampolino piccolo. E sesto, Kamil Stoch, comunque a testimonianza che la Polonia con il nuovo materiale è comunque andata a migliorare le lacune che aveva nella prima parte della stagione. E attenzione, perché ricordiamo che nella gara di trampolino grande Kamil Stoch è il campione uscente, ma potrebbe ottenere il terzo oro olimpico consecutivo e nessuno c'è mai riuscito. Ma prima di passare al trampolino grande e riaggiornarci con Racing Podcast, o meglio Nordic Podcast, di settimana prossima parliamo della gara tanto discussa della mista squadre, perché il podio è qualcosa di incredibile. Ok, la Slovenia era già favorita di partenza e ha vinto con un margine enorme sugli altri, ma fanno specie chi sono arrivati al secondo e al terzo posto, perché seconda posizione la Russia con Irma Makhinia, Daniil Sadriev, Virina Makhumova e Yevgeny Klimov, ma ancora più sorprendente è stato il Canada terzo con Alexandra Lautit, Matthew Soukup, Abigail Strait e Mackenzie Butt-Claus. Qualcosa di incredibile, e questa è evidentemente la gioia della Slovenia mista squadre, che peraltro non ha schierato neanche i maschi migliori, si è affidata a Zajc, che non è proprio più costante tra gli sloveni, e l'eterno Peter Preuss, che come detto si riscatta dalla medaglia di legno della gara individuale. Ma la grande sorpresa è la formazione nordamericana, che sfruttando quattro salti solidi al netto delle potenzialità della formazione nordamericana riesce a conquistare un bronzo storico, e mai il Canada è riuscito a prendere medaglie olimpiche in questo format, e a maggior ragione anche la Russia. Ma la Russia fa ancora più storia, perché nessun atleta russo squadre ha mai vinto una medaglia in questo contesto olimpico. Ma perché siamo arrivati al Canada terzo e alla Russia seconda, che qui gareggia come comitato olimpico russo, ma per me è Russia? C'è arrivata con una serie di provvedimenti della direzione gara veramente scandalosi, o comunque molto molto strani, perché di fatto la panoramica era questa: Slovenia iper favorita, con appena dietro il Giappone, poi tutte le altre superpotenze appena dietro, quindi al secolo Austria, Norvegia e Germania. Per tutto il regolare verranno squalificati atleti, soltanto donne, va detto in questo caso, per Giappone, Austria, Norvegia e Germania. Tanto è vero che in un modo molto incredibile la Germania andrà addirittura fuori dalla seconda manche e si qualificheranno nazioni come l'Austria, il Giappone e la Norvegia con dei salti in meno. Qualcosa di veramente incredibile. Peraltro la Norvegia ne hanno anche azzoppate due, perché entrambe le donne sono state squalificate, ma nella seconda serie. Austria e Giappone invece hanno avuto squalifiche per tutto il regolare nella prima serie, in particolare la go-to girl Sara Takanashi per il Giappone e Daniele Rasko, altra grande atleta, per l'Austria, sempre nella prima run. Nonostante questo, Giappone e Austria sono qualificate e a momenti andavano a prendere la Russia e soprattutto il Canada con quattro salti, mentre Giappone e Austria ne avevano uno in meno. Qualcosa di veramente clamoroso, ed è per questo che mi ha avuto un grande ribaltamento di fronte in questa gara mista squadre, che ha visto una serie di squalifiche per tutto il regolare veramente incredibile, che non se ne vedono neanche in Coppa del Mondo. A sto punto potevano anche squalificare un'atleta slovena, che tanto potevano fare il totale delle superpotenze, perché effettivamente mancava soltanto la formazione slava, che comunque avrebbe vinto lo stesso, perché come vediamo il margine è di fatto incredibile, anche ovviamente rispetto alle formazioni a pieni salti. Figuratevi con le formazioni con un salto in meno. È stata una gara, mi verrebbe da dire, farsa, perché comunque, ripeto, è giusto applicare il metodo di severità, ma comunque è l'esordio assoluto per questo format, la mista squadre, nel panorama olimpico del salto con gli sci, e non è un bello spettacolo di fatto quando vengono azzoppate man mano tutte le contender a una Slovenia che comunque era la formazione da battere e avrebbe vinto anche schierando gli uomini migliori, cosa che per me non ha fatto, però quello è un altro discorso. È sorprendente il fatto che comunque in qualche modo si faccia la storia, perché appunto, come dicevo prima, la Russia e il Canada non hanno mai preso una medaglia a livello olimpico e lo fanno in un modo molto fortuito, molto rocambolesco. Ma ovviamente la fortuna aiuta chi ci prova ed è un fattore evidentemente anche in questo sport. Certo che non avrei scommesso un centesimo sul fatto che la Russia, ma soprattutto il Canada, squadra che sulla carta, avendo una mista squadra per esempio anche con l'Italia, era una squadra tutt'altro che imbattibile, anzi potevamo batterli con una condizione migliore, ma ovviamente l'Italia nella mista squadra non c'è, e il Canada è stato bravo a fare salti solidi, a comunque performare al massimo livello, e di conseguenza è una medaglia che fa la storia, perché con questa Russia e Canada
arrivano a 14 discipline olimpiche invernali con almeno un podio, ed è qualcosa di incredibile calcolando che appunto le discipline invernali sono 15. In ogni caso, già la prima settimana di gare per quanto riguarda salto con le scie combinate ha regalato qualcosa di pazzesco, e chissà che settimana prossima non ci sia lo stesso discorso per quanto riguarda il trampolino grande. Qui concludiamo con il calendario di salto e combinata per quanto riguarda la settimana col trampolino grande. Partiremo l'11 di febbraio con la qualificazione alla gara sul trampolino grande per gli uomini, che per appunto avranno la gara vera il 12 e si concluderà il 14, quindi lunedì, con la gara dal trampolino grande. Per quanto riguarda invece la combinata nordica, adesso andiamo a recuperare il calendario. Avremo la seconda delle tre gare in programma il 15 di febbraio, che è 10 km di fondo preceduti da salto su trampolino grande, e si chiuderà il 17 febbraio con appunto la competizione che vedrà salto dal trampolino grande, e in questo caso però sarà una gara a squadre con 5 km per 4 frazionisti. Di conseguenza il prossimo Nordic Podcast di recap su salto e combinata sarà di fatto 17 sera o al massimo il 18, per concludere questo ciclo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, prima di tornare agli sport canonici su questo canale, ovvero in motori, in particolare Formula 1 e Superbike, ma soprattutto anche l'MLB, sperando che si sblocchi la situazione lockout. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di queste gare di combinata nordica e salto con gli sci. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.